Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi vi do il benvenuto in un nuovo video di Minecraft sotto la pioggia, signori. Allora, detto questo, signori, partiamo con il video, ma prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, almeno ci proviamo, signori. Abbiamo un obiettivo, cerchiamo di raggiungerlo. Allora, prima cosa da fare in questo video, signori. Allora, oggi video importantissimo. Oggi video importantissimo. Prima che non ho blocchi da costruzione. Vabbè, mettiamo il legno alla base. Mettiamo il legno alla base. Saliamo sopra. Andiamo a mettere i nostri bellissimi pesciolini nel nostro acquario, signori. Vediamo se ci riusciamo da qua. No, facciamo le cose fatte bene. Le cose fatte bene. Allora, se non ricordo male, qui dovrebbe esserci una ninfa. No, sono cascato in acqua come un pirla. Perfetto, bene così, bene così. Allora, stiamo calmi. Allora, ora se io clicco come l'altro giorno così, dovrei liberare i pesci. Sì, il primo pesce pagliaccio. Se lo mangiano i salmoni? No. Riescono a convivere tutti quanti assieme? Sì. Secchio con pesce tropicale, dai, è così. E il pesciolino giallo ce l'abbiamo pure. Ma non era nero quello lì? No, è giallo, signore, è giallo. Pesce tropicale. Damose. Buttaci anche questo. Un altro pesciolino pagliaccio. Che cosa carina. Dagli con altri tre pesci. Venghino signori. Abbiamo pesci in quantità. In quantità. E li vogliamo utilizzare tutti. Dai così. A posto. Sono morti i pesci? No. Sono tutti vivi. Sì. Si stanno ambientando. Dai così. Cos'è? Un pesciolino giallo. Bello quello lì. Mi piace tanto. Dai così. Un altro pesciolino giallo. Dai così. Vai col pesciolino giallo. Il pesciolino nero. Ce l'abbiamo pure. Pesciolino rosso. Si stanno ammazzando, no? Riescono a convivere tutti quanti assieme o devono morire per forza? Penso che riescano a convivere tutti quanti assieme. Penso di sì. Altro pesciolino in arrivo. Altro pesciolino giallo. E altro pesciolino pagliaccio. Ok. Signori, il nostro acquario ha preso vita. Siamo contentissimi di questa cosa. E siamo contenti. Tanto sforzo. E siamo riusciti a portare a casa l'obiettivo. Ora però richiudiamo tutto. Tacheti. E qua, signori, mettiamo tre blocchi perché sennò mi piove dentro l'acquario e questa cosa non mi piace per niente. Poi vedremo di sostituirli questi tre blocchi. Non c'entrano una mazza, però noi per ora li lasciamo lì. Perfetto, scendiamo. Vediamo l'effetto dell'acquario. Dai signori. Abbiamo tanti pesci, che cosa carina. Perché non si muovono? Che problemi hanno? Perché stanno tutti qua nell'angolo? Perché mi stanno inseguendo male? Che cosa? Perché siete tutti qua? E se mi sposto di là venite tutti di qua? Che so, i pesci ammaestrati, signori. No, ok, non mi seguono, mi stavo preoccupando. Però non hanno molta vitalità. Vabbè, ce ne frega una sega, signori. E noi abbiamo messo i pesci dove devono stare. Facciano quello che vogliono. Allora, Obiettivo di oggi, signori, è andare a trovare l'engine debris, come cazzo la si chiama. Dobbiamo andare a trovare il materiale per fare tutto in netherite, signori. Ebbene sì, sarà un video lungo per me, solito 20 minuti per voi, bello, tranquillo. Dove l'andremo a cercare? L'andremo a cercare nel nether, ma andremo dal portale quello del villaggio, quello che c'è il villaggio quello là sotto, non dal nostro portale di qua, perché là era una zona più con netherite, quindi possiamo anche scavare in profondità e andare a cercare. Allora, il piccone ce l'abbiamo e non abbiamo paura di utilizzarlo. Dobbiamo passare tutti questi secchi che non ci servono più minimamente. La carne ce l'abbiamo, ok, una zappa di ferro ce l'abbiamo, un poco di ferro ce l'abbiamo eventualmente per fare gli strumenti, qualche altro strumento lo possiamo fare pure. E niente, signori, detto questo, l'acqua è inutile che ce la portiamo, perché tanto nel nether l'acqua non serve assolutamente a una cippa di nulla. Quindi posiamo il secchiellino nella cassa delle cianfrusaglie momentanee e recuperiamo solo... Allora, recupero dei blocchi da costruzione al volo e ci vediamo quando siamo già nel nether, signori, così siamo belli carichi e organizzati. Dai, yeah. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta. È stato un viaggio lungo che vi ho tagliato molto volentieri. E perfetto, allora ci siamo. Siamo nel Nether, siamo dal lato del villaggio, quello del villaggio, dal portale del Nether del villaggio, signori. E io le coordinate dovrei avercele, se non sbaglio, scritte in qualche fogliettino: 4967-164. Perfetto, allora noi dobbiamo scendere, se non
se non sbaglio, dobbiamo scendere a livello meno 15. Quindi io direi che ci mettiamo belli, tranquilli, tranquilli e iniziamo a scendere di qua. Almeno dai video. Cazzo, allora di qua già c'è sta il vuoto. Gravissima questa cosa. Ok, non scendiamo più di qua, signori. Bello che ho detto, facciamo il portale da quel lato, che è più facile, ci dovrebbe essere più netherrack da poter scavare sotto i nostri piedi. E invece mi sa, signori, che a meno 15 noi non ci arriviamo nemmeno. Gravissimo, 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 gravissimo. Sali, sali, sali. Mamma mia, signori, porca miseria, come odio il nether. Come odio il nether, signori miei. Come odio il nether. Porca miseria, che volo che abbiamo fatto. Che volo di. Meno male che eravamo vicini a un bordo. Meno male che eravamo vicini a un bordo. Ok, calma e sangue freddo, signori. Calma e sangue freddo. Noi dobbiamo semplicemente. Siamo caduti. Da là sopra. Bene. E questo ci agevola tanto nel nostro lavoro, ovvero dover raggiungere il livello meno 15. Allora, io direi, ci spostiamo un pochino più avanti. Non abbiamo una pala. Vediamo se riusciamo a scendere senza fare altri danni. C'è per caso la lava sempre qua sotto di noi? Spero di no. Allora, questa gravel ha già rotto tre quarti di palle. Con calma. Con calma. Allora, se io faccio così e poi. Se io, no, qua, ok. Qui possiamo scendere. Dobbiamo raggiungere il livello meno 15, signori. Meno 15. Ok. Allora, facciamo una cosa. Piazziamo una torcia lì. Rompiamo questo. E ci siamo levati tutta la gravel da in mezzo alle scatole. Ok. Siamo sulla lava, signori. Siamo sulla lava. Mamma mia, che spavento che mi sono preso, signori. Mamma mia, che spavento che mi sono preso. Questo quarzo ce lo portiamo a casa. Ci serve fondamentalmente? No, fondamentalmente non ci serve, però ci dà esperienza, signori. Già livello 25. Nel video di domani, se riusciamo a portarci a casa tutta quanta la netherite che ho in mente, perché ho fatto un breve calcolo, ci serviranno quasi 30 blocchettini. Quasi 30 blocchettini trovati qua nel Nether, dopodiché dovremo fare tutta una baratan con loro, quindi cuocendoli ci servono fondamentalmente 30 blocchettini. L'importante è che stiamo scendendo con molta attenzione, mi raccomando, occhio a dove mettiamo i piedi, che qui a morire ci vogliono 2 secondi, l'abbiamo visto ora ora, però stiamo scendendo, stiamo scendendo. Allora, l'obiettivo è raggiungere il meno 15. C'è qualcosa che non mi torna. Siamo a meno 2. Io sono scemo, signori. No, siamo a meno 5. Ma il livello è meno 15 o 15? Forse qualcosa mi dice che il livello è 15, signori. E abbiamo fatto un gran fail terribile. Il livello era 15 e noi siamo scesi a meno 15. Bene, bene, bene. Siamo scesi praticamente dove c'è la netherrack. Dove c'è. Vabbè, sì, ci siamo capiti. Dove ci sono i blocchi. Come cazzo la si chiama? La fine del pavimento. Ok, blocco numero 15, ci siamo. Da qua dovremo iniziare a scavare e sperare, incrociando le dita, di trovare la Netherrack, la trovare l'Angel and the Breeze, almeno una cosa del genere, signori. Io inizio a scavare e incrociamo le dita, e incrociamo le dita. Me la metto una torcia se faccio così? No, bastardo. Bastardo, vuoi per forza che cambio cosa? Va bene, signori, continuo a scavare. Utilizziamo il piccone di diamante? Direi di sì, direi di sì, direi di sì, signori. Andiamo, andiamo, damose, damose! Ok, signori, continuiamo a scavare nella speranza di trovare qualcosa. Io vado molto in maniera lenta perché non so cosa mi aspetta. Ecco, tipo la gravel. Che cazzo ho da fare con la gravel? Sì, dai così, uno ce l'abbiamo, signori, e uno ce l'abbiamo. E uno? È uno solo? Mannaggia a voi, è uno solo? Va bene, meglio di niente, signori. Piglia, piglia, piglia e porta a casa, piglia e porta a casa. Me l'ha rotto? Sì, l'abbiamo preso, sì. Celati in profondità, sì, l'abbiamo preso, signori. Il nostro primo blocco di detriti antichi. Eccolo come cazzarola si chiama. Dai, ma porca miseria, sta gravel ha rotto veramente le scatole, signori. Sta gravel ha rotto le scatole. Continuiamo ad andare di qua? Sì, continuiamo ad andare di qua. Vediamo cosa riusciamo. Porca miseria, che rottura di scatole. Cosa mi dice che qua sotto c'è la lava? Va bene. No, no, mi sono rotto le scatole di andare di qua. Sta gravel ha rotto realmente tre quarti di palle.
Proviamo ad andare di qua, proviamo ad andare di qua. Troveremo qualche altra cosa. Io perché sto scendendo? Non lo so, però continuiamo. Io dovevo rimanere a meno 15. Dovevo rimanere a livello 15, è vero? Tu distruggi tutto nel dubbio. Nel dubbio tu distruggi tutto. Distruggi tutto. Andiamo, andiamo, signori. Un occhio al piccone, però, signori. Perché se perdiamo il piccone, siamo nell'etame più totale. Signori, rapido aggiornamento. Intanto abbiamo dovuto creare un piccone di ferro perché quello nostro di diamante si stava completamente quasi distruggendo. Poi ho trovato una botta di blocchi di engine debris, signori. Ho continuato a scavare un po' off camera, però li recuperiamo assieme, signori. Vediamo quanti effettivamente sono. Allora, qua ce n'è uno che però non mi fa rompere col piccone di ferro. Attenzione, questa cosa è gravissima. Questa cosa è gravissima perché noi il piccone di diamante ce l'abbiamo abbastanza consumato. Ne abbiamo due, signori. Allora, mettiamo questo qui e questo. No, l'arco me lo tengo però a portata di mano. Allora, poi ne avevo trovato un altro. Dov'era? Oh, qua c'era un altro. Rompilo, zio. Dai, così. Bello, sono più di uno, signori. Sono più di uno. Quanti sono? Dammene 4, dai, dammene 4. No, 3. Va bene. Sono 3 e siamo a quota 5. Poi ne avevo trovato un altro dove. Ah, eccolo, un altro era qui. Basta distruggere tutto come se non ci fosse un domani, signori. Basta distruggere tutto come se non ci fosse un domani e si trova praticamente. E poi l'altro dov'era? Ne avevo trovato un altro, porca miseria. Ne avevo trovato un altro di qua, no. Forse era di qua. Sì, era di qua, eccolo qua, trovato. Liberiamo qua, vediamo quanti sono, quante ce n'è, dai così, quanto me l'ha dati. Siamo a quota 7, signori, siamo a buon punto. A quota 7 già mi reputo fortunato, signori, Però non ci bastano, dobbiamo almeno, io devo capire dove cazzo ero prima. Dobbiamo almeno. Oh, qua ce n'aveva un altro. Questo me lo stavo perdendo. Gravissimo questa cosa, signori. Me ne stavo perdendo uno così. Tanta fatica per trovarli e poi me li perdo così. Siamo a 8. Ok, siamo a 8. Ce ne servono. Abbiamo detto altri 18. No, di più di 18. Molti di più, decisamente molti di più. Allora, noi dove stavamo scavando in maniera pazza? Qui. Perfetto, quindi piccone in mano e ripartiamo con lo scavo pazzo, signori. Con lo scavo senza dignità. Namo se. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Siamo a quota 8. Dobbiamo raggiungere almeno quota 30. Quota 30. Sto video sto registrando da 36 minuti, signori. 36 minuti. Vediamo a quando arriveremo a fine video. Ok, signori, altro aggiornamento. Abbiamo trovato altri blocchetti. Allora, uno l'abbiamo trovato qui. Ok, che recuperiamo. Vediamo se è uno o se sono più di uno. Se non si bugga tutto, porca miseria. È uno, ok, uno. Ci sta. Se la smette di laggare così mi farebbe un grosso piacere. E un altro l'abbiamo trovato qui. Ok, signori, ok. La ricerca procede bene, Abbiamo perso un piccone di... Sono più di uno, dai, uno. Due. E basta. Mi deludi così? No, non mi delude così, signori. Dai così che sono tre. Bello tre per noi, ce n'è più? Me lo regali un altro, brutto bastardo? No, non me lo regala un altro, mannaggia a lui. E a chi non glielo dice pure. Attenzione che qui c'era della lava. Infatti era una zona molto pericolosa. Siamo a quota 12. Noi il problema sapete qual è? Che abbiamo perso già un primo piccone di ferro. E ci resta solamente un blocchettino e questo piccone di qua. Quindi siamo messi abbastanza male, signori. Allora, facendo un rapido calcolo, ci vogliono 4 di questi per fare un blocco, giusto? Perché poi lo uniamo con loro. Quindi noi ne abbiamo 20. 5 per 4, 20. Quindi possiamo fare 5 pezzi per ora. Quindi potremmo fare magari armatura, gambali, spada, spada e piccone. Potremmo fare così, signori. E sono 4, ce ne rimane un altro addirittura. Giusto, 4 pezzi, sono 5 per 4, 20. Ci rimarrebbe solamente uno.
Quindi ci manca per quattro blocchi, signori. Ce ne prendiamo per quattro blocchi. Cerchiamo gli ultimi quattro blocchi, signori. Decisi, rapidi e indolori. Cazzo, andiamo di qua, andiamo di qua. Signori, piccolo aggiornamento. Praticamente c'è stato un problema con la seconda parte del video che stavo registrando, ovvero quando stavamo recuperando gli ultimi pezzi di Ange e The Breeze, o come cazzo la si chiama, e che è andato perso, signori. Tutto quel pezzo di lì è il pezzo del ritorno a casa, praticamente. Comunque siamo tornati sani e salvi a casa. Il bottino finale della nostra spedizione è stato di ben 34 pezzi di detriti antichi, signori. Abbiamo un sacco di netherrack che non so che cosa farmene. Ora la butto, signori, la butto, la cuocio, così avremo anche altri brick. Detto questo, signori, questo video mi sa che durerà tanto. Voi avete visto molto poco, nel senso, spero di riuscire a accorciarlo nei soliti 20 minuti. Io sono stato più di 2 ore e passa per cercare di riuscire a raggiungere l'obiettivo di oggi. Detto questo, signori, nel video di domani, ora io con calma mi andrò a fare dei livelli nella farm di scheletri. E niente, signori, domani vedremo di cuocere questi lingotti, creare la nostra super armatura e il nostro super equipaggiamento per cercare di andare sempre di più avanti nei nostri obiettivi. Detto questo, signori, io e la mucca vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui domani sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!